Italia, Puttini! Ci saranno anche gli autori di queste canzoni e come ho detto prima, complimenti, ci può mettere un po' di bianco, sentimento. Ecco lui, Stefano Zago. Grazie mille. Grande Zago! Grande Stefano Zago! Allora, come parlato di autori, non lascio il problema, tanto dopo volevamo anche di lui e lo facciamo. Come parlato di autori, questa canzone che adesso vi faremo ascoltare non la troverete ancora sul CD, ma uscirà prestissimo. E l'autore Stefano Del Nebo. Stefano Del Nebo ha scritto tante canzoni per me, per mio amico Pietro, per Bagutti, per Titi Bianchi, per Scandiozzi, insomma, da Firenze, Ti sposerò, Stupido io, Una strada, Scelgo te, insomma tante belle canzoni. E ve la facciamo ascoltare, ma con tutto il nostro piacere, davvero. La voglio cantare insieme a te, Martina. Un duetto, uomo e donna. Ascoltami, ascoltatela. Martina, per voi. Omar. Si siedono tre, si vedono. Sì. Faccia come se fosse più su. Comoda? Sì.
lo strumento Rolfo e gli Sparellini, e vado a leggere anche una dedica che mi è stata fatta, che la trovo, io spero sia ancora qui. Sì, dovrebbe essere lì. Allora, e poi vedo di accontentarti con questa richiesta. Ciao Oma, una canzone per mio papà, Bruno, che da poco è partito per un lungo viaggio, senza ritorno, che amava tanto la voce del cuore, di Omar Codazzi. Grazie, tua figlia Orietta che ti pensa sempre. Ciao Omar. Allora io vorrei approfittarne di fare, prima di fare questa canzone, di fare questa, se c'è il mio libro con su queste parole. L'abbiamo fatta per la prima volta l'anno scorso, eravamo a Caselle di Santa Maria di Sala ed è stata una delle prime orchestre a eseguire questa canzone, e voglio accontentare, dedicata alla compagnia dei 16, alla compagnia dei 16 che volevano questa canzone, ve la faccio con tutto il cuore, volevano Alleluia, e la dedico al papà Bruno e a suo figlio Orietta. Which in a place, and a place to live.
fa piacere che tanti miei colleghi hanno cominciato a fare questa canzone. E abbiamo provato a caselle dell'amico Latino mentre c'erano i registi che stavano girando il film, che ho visto ed è una cosa meravigliosa, e alcuni di voi saranno partecipi in questo film che uscirà prestissimo, e sono orgoglioso di avervi insieme a me in questo film documentario che parla delle sagre, parla dei locali, parla della musica da ballo, parla della tradizione e parla del... Io inviterei qui Adolfo, Alex e Antonello. Voglio accontentare la piccola Gaia, questa bambina che ho il piacere... Ciao Gaia, vieni Gaia. Gaia tempo fa è stata una delle vittime di questo tornado che aveva colpito il Brenta, e Gaia era stata talmente traumatizzata che per un periodo di tempo aveva perso anche la parola, non parlava più dalla paura e lo spavento che aveva preso, e adesso è tornata tranquillamente a parlare, anzi delle volte devi anche stare zitto un pochettino, di la verità, eh? Gaia, quanti anni hai? 8 anni, sei sposata? No, non è una... Lavori? No. Fumi? No. Bevi? No. Brava, mi fa piacere che ho smesso di fare tutte queste cose qui, brava Gaia. Allora Gaia, tu volevi questa canzone e noi te la facciamo con tutto il cuore. Ok Gaia? E poi cantiamo Occhi di Mare insieme, promesso, eh? No, non ci voglio questa sera, va bene. Allora, abbiamo qui Gaia, sai cos'è questo coso qua? No, nemmeno io, adesso lo chiediamo ad Adolfo. Adolfo, che cos'è questo strumento? Come si chiama? Cajon. Si chiama? Cajon. 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 No, mi viene da pensare, perché in Perù si chiama Cajon. Noi, in Veneto, quando mangiamo qualcosa che non va, ci viene il Cajon. No, non viene una cosa così, però si chiamano, cioè nel senso, guardate, con la stessa parola, a distanza di tanti chilometri, può cambiare. Il Cajon è uno strumento, come si suona? Quindi è una batteria, perfetto. Cajon. Quello che dici te manca la G però. Dipende se sia dentro un dietro che è Cajon. Thank you.
Fabrizio e Luca.